La fibra ultraveloce di Open Fiber collega anche Naro, comune della provincia agrigentina, dove sono già partiti i cantieri per la costruzione della rete in fibra ottica che consentirà a cittadini, imprese, scuole e uffici pubblici di usufruire di prestazioni digitali all'avanguardia. Infratel Italia, la società in house del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, nell'ambito del piano banda ultralarga, ha messo a gara la realizzazione e la gestione dei collegamenti ultraveloci nelle cosiddette aree bianche del paese, zone in cui nessun operatore ha manifestato interesse a investire. La nuova rete a Naro si svilupperà complessivamente per circa 30 km e coprirà 119 unità immobiliari attraverso la modalità Fiber to the Home, la fibra ottica stesa fino all'interno degli edifici, l'unica in grado di restituire velocità di connessione fino a 10 gigabyte al secondo. Gli interventi di posa dei cavi prevedono il riutilizzo di infrastrutture esistenti. Intanto, ieri al Comune di Naro è stata siglata la convenzione che fissa tempi e modalità dei lavori per un nuovo intervento che Open Fiber avvierà nei prossimi mesi per connettere all'infrastruttura altre zone del paese non coperte. A sancire l'accordo sono stati la sindaca Maria Grazia Brandara e per Open Fiber il regional manager Sicilia Roberto Renna, che per l'occasione era accompagnato dal field manager coordinatore Daniele Di Pietrantonio e Calogero Licata, field manager responsabile dei lavori. Una rete in fibra ottica offre grandi opportunità per chi vive, produce e investe a Naro, dice il regional manager Roberto Renna. La didattica a distanza, la videosorveglianza ad altissima definizione, la domotica e gli usi quotidiani della rete sono solo alcuni degli esempi di questa transizione digitale fondamentale che l'amministrazione comunale ha pienamente recepito e condiviso.